Buongiorno! Questa mattina neanche la doccia è riuscita a farmi avere un'apparenza fresca, sveglia. Non so come mai la faccia è questa, cioè sappiamo come mai. Allora, ma io guarisco, nel senso che sono sulla buona via, sono sulla retta via. Aggiornamento, ore 11 e un quarto. Fatto il minimo indispensabile, compreso il letto. Perché cosa ho fatto da questa mattina? Sono andata a lavare e a disinfettare tutte le ciabatte che finora avevamo messo. Quelle non messe sono su nelle scatole ancora, quindi quelle non mi sembrava il caso di lavarle, però sono andata a disinfettarmele tutte. E adesso mi rimane solo più che andare a rilavare a questo punto, a disinfettare i tappeti del bagno e il tappeto, l'asciugamano che utilizziamo quando usciamo dalla doccia. Anche se, boh, non lo so, cioè, mi sembrerò assurda, lo so che ve l'ho già detto lunedì, però non mi capacito sul come io abbia preso queste verruche al piede, boh, non riesco a farmene una ragione. E poi nella mia ignoranza dico, dal momento che è già un po' che io ho male al piede, quindi che è un po' che ho questi, a me sembravano chiodini nella mia ignoranza, dico, se mille non se li hai presi finora, comunque sia sul tappeto del bagno, noi ci andiamo entrambe scalze. È quello che dico, se avessi avuto le verruche, mille se le sarebbe già prese. Non so, però può anche essere che appunto, che ne so, mille ha delle difese immunitarie più forti di me e quindi non se le prenda. Vabbè, boh, adesso iniziamo con queste cose da mettere al piede e boh, vediamo un attimino cosa succede. Vado ad attaccare l'ultima lavatrice con i tappeti. E tra l'altro ho finito praticamente l'ultimo campioncino. Passiamo nella zona ombra. Ho finito tra l'altro l'ultimo campioncino e meno male appunto che ne avevo un paio, perché ho detto questi li tengo, li avevo messi via in valigia, perché ho detto quando andiamo via, che andiamo al mare, li utilizzo per sciacquare i costumi quando siamo in albergo, insomma, o le cose, soprattutto i costumi, visto che è igienizzante. E mi sa che niente, dovrò dire a Mille di, adesso mando un messaggio a Mille, dico appunto di comprarlo, perché alla fine è buono, ha un buon profumo, poi soprattutto igienizza, e mi sa che è il caso di igienizzare le cose, visto che io queste verruche qua non vorrei trasmettergliele. Poi cos'altro volevo dirvi? Ah sì, perché purtroppo sapete che io uso solo tutti i prodotti della Winnies, non c'è un igienizzante di questa marca, cioè di questa marca qui non c'è un igienizzante, quindi o prendo quel detersivo lì, o se no continuo a usare Winnies e vado a prendere un po' di Amukina oppure Napisan e lo aggiungo al detersivo. E sono riuscita a scovare, a recuperare, non so se vedete gli anni che può avere questa bottiglia, ce n'è ancora un po' da quando poi appunto ho smesso di utilizzare questi prodotti e ho deciso di utilizzare solo Winnies. Ho trovato questo, quindi mi sa che darò una lavata al pavimento anche con questo. Adesso non so, forse sto esagerando un pochettino perché sono spaventata, signore sotto che ha le galline. Adesso mi sono spaventata, adesso sono, forse magari sto esagerando appunto un pochettino, però boh, non so, vabbè. Tanto non mi costa niente, non mi costa niente farlo, insomma, ci manca solo che se le prenda pure mille, poi sì che siamo a posto. E nella mia ignoranza adesso dico, non è che se le prende nel letto, visto che il lenzuolo, con i piedi tocco il lenzuolo, però poi dall'altra parte dico, insomma, c'è anche Mille, dice Erika, se fino adesso non me le sono prese, tu non è che ce l'hai da adesso, però vabbè, boh, distinto, adesso sto lavando e igienizzando tutto, insomma, come si suol dire, prevenire è meglio che curare, no? E vabbè, però direi che allora, attaccata l'ultima lavatrice, cioè l'ultima, la lavatrice delle cose da igienizzare, poi ovviamente andrò a fare il lavaggio a vuoto della lavatrice avendo lavato i tappeti e le ciabatte prima di metterci dentro la roba. E possiamo, sono le 11:30, io direi che possiamo iniziare.
a pensare cosa fare da mangiare. No, in realtà ho già deciso cosa fare da mangiare. Oggi a pranzo vorrei fare pasta e asparagi per la gioia di Mile. E poi devo anche cucinare quelle zucchine. Sono inutile che le abbiamo prese fresche se poi le tengo in frigo 3 ore, 3 giorni. Non ce la faccio, sono davvero sconcertata da questa cosa. Lo so che adesso molti di voi diranno, Erika, ne stai facendo una tragedia. Non ne sto facendo una tragedia, però è proprio una cosa che mi infastidisce davvero tanto. Mario, mettiti le ciabatte che ti pigli le verruche. Le lavate tutte per sicurezza, le vuoi? Quali vuoi? Ma non ce l'ho le verruche, anche tu non ce l'hai, sei tranquilla. Dammi le WhatsApp però allora. What's What's your name? her name? Sai che dobbiamo prendere un portafrutta? O se no, no, c'è quell'insalatiella arancione, mettiamo quello, se no tutto non ci sta. Sì, non metterla in frigo, No, non la mettiamo in ancora frigo. freddo dal frigo. Sì. E poi mi sa che ho fatto un pochettino troppa pasta. Me la mangerò io domani a pranzo. Che Sì. l'abbiamo messa lì nel contenitore. Ragazze, mi vogliono fare i capelli viola. De ciocche. Quella lì, quella codesta persona lì, questa qui, mi vuole fare i capelli viola. Con quello? No, questo sai cos'è? No, cos'è? Stash? Cos'è per fare Ah, dai. Ecco, spento la musica, se no mi scattava il copyright. Ah, questi sono, abbiamo preso i cosi. Sì, ragazze, faccio le station, ho deciso. Sì, dopo un mese che mi rompe, Oh, allora. dopo un mese, allora, in realtà dovevamo farle dopo il matrimonio. Poi abbiamo detto no, dopo il matrimonio no, Erika, perché comunque si è appena fatte, poi vai al mare e si rovina, non ha senso. Poi abbiamo sempre posticipato, fino a quando un mese fa io ho detto basta, questi capelli non hanno forma, perché sono a questa lunghezza qui che stanno crescendo, voglio farli crescere, non mi piace come stanno, nonostante invece molte di voi, ma secondo me l'avete detto per educazione, mi avete detto che invece... Sai Laura che hanno detto che questo invece che l'ultimo taglio è l'unico taglio fra tutti quelli che ho avuto che mi sta bene sia liscio che riccio? Le ragazze hanno detto, solo che adesso è cresciuto un po'. Posso dire alle ragazze che sul liscio sta bene, ma sul riccio no, perché ti fa una Perché è linea. cresciuto ormai. No, perché rimane piatto sopra e per farlo riccio, un bel riccio dovresti Ma questi, scusa. alleggerirlo, va bene così. Non la Alleggerirlo. tagliare, se No, no, c'è perché. tutto questo pezzo in più. No, no, ci basta solo questo. Grazie. No, riccio no, non va bene. Riccio no, non va bene, ragazze, quindi aspettate, dove siete? Comunque sia, per l'evento che vi avevo detto che Laura sta organizzando, mi vuole fare così. Dov'è il colore? No, 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 aspetta, Si vede. aspetta che te li preparo così vi faccio vedere come sono. Stai lì. Sto qua, che si muove. Stai lì. Non ci muoviamo. Vabbè, vogliono farmi viola, ve lo dico subito. O Arancione, viola o rosa. magenta. O viola o magenta vogliono farmi. Io non sono molto convinta di questa cosa Ma qui. le ciocche. Sì, sono le ciocche giusto per Ma che le l'evento. Però ho ciocche. detto basta che poi mi fai ritornare nera, anche perché le station che abbiamo ordinato, che in realtà Laura mi ha ordinato perché le station saranno un regalo di Laura, ma che ve lo dica fa. Cosa stai mangiando? Ecco ragazze. Aspettate. Ecco. Ma questo e questo sono lo stesso, sono lo Uno è stesso. viola, l'altro magenta, color Ah. chiaro magenta. Quindi vuole farmi le ciocche o così, cercando dove c'è più luce, o Ma così. che hai Ecco, tagliato? cosa verrà fuori? Non posso neanche No, chiedervi ma che guarda colore che faccio, perché quando poi sei uscirà il fidata. video, no, praticamente voi mi vedrete nel video dopo che in realtà le ho già fatte.
Devo farvi leggere bene la locandina, ma non metto a fuoco. Praticamente fanno questo evento dove ci sarà Laura che ovviamente si occuperà di tutto ciò che riguarda capelli, poi ci sarà una consulente d'immagine e una, no, due consulenti d'immagine, giusto? Uno per quanto riguarda l'abbigliamento, no? Sono una consulente d'immagine, c'è il fotografo anche. Ah, è una consulente e d'immagine. E c'è la pericena. E offrono un aperitivo, offrono una pericena, fanno questo evento che deve essere una cosa carina. Laura è per ora sembra tranquilla, lo scopriremo domenica e voi ovviamente lo saprete poi, se riesco a fare subito il video lunedì poi vi racconterò. Sì, ma guarda come sono, guarda io come sarò, no, dopo. Fantastica, ragazze, mi stai facendo? Ti sto schiarendo le ciocche con le clips. Mi ha messo le clips ai capelli. Che poi, non so perché riprendo così, semplicemente per il fatto che non mi non vedendomi, non avendo la fotocamera quella figa per fare i selfie, sapete, quella con il coso reclinabile, io inquadro ma non so mai dove inquadro, allora quando ho lo specchio. Quindi al momento la situazione è la codesta, stiamo schiarendo i capelli, le ciocche di capelli. Poche ciocche? Poche ciocche, perché ha detto che ne voglio poche. Sì, perché tanto poi... Perché tanto poi le togliamo. Cioè, ti rendi conto? Ma stai benissimo pettinata così, te lo dicono anche le ragazze del video. Vero ragazze che Laura sta bene pettinata così? Ma ragazze, con tutto il rispetto che non mi conosco, ma non potete dire che sto bene pettinata così, eh? No, loro non hanno detto che stai bene pettinata così, come sei adesso in questo momento. Loro ti scrivono che... Tra l'altro Laura ha tolto l'applicazione YouTube, come ha fatto, non lo non sa. Adesso glielo rimetto. Le ragazze ti dicono, a parte che ti salutano sempre, che perché Laura non è molto tecnologica, viene poco a leggere i commenti, invece Isa legge sempre. Sì, va bene. Ti dicono che stai bene, che i capelli corti, che ti ringiovaniscono, insomma, che stai bene, ti dicono. E anch'io, ragazze, come sto con... facciamo così. La taglia? Sì. Io come sto con questa... C'è sto cosa che mi va proprio davanti. Non tirarlo, Non te lo tiro, mi va davanti agli occhi. No, lo tengo così. Hai fatto la parrucchiera per un po', un becco, sei capace a metterlo. No, perché ho la telecamera, ho la fotocamera. Vabbè, aspettiamo. Mille, tu come ti fai? Blu? No, direi che colore. Mille... Direi che mi ha già dato. Mi metto YouTube, non so se. Sì, intanto rimettiamo YouTube a Laura, va? Che direi che è la cosa principale. E mi hanno lasciato praticamente da sola. E dalla parrucchiere cosa si fa? Si legge. Stavo leggendo del matrimonio più bello della storia. Quanti soldi? A me ne basterebbero un ottavo dei loro. Anche se in realtà stavo leggendo. Poi ho fatto pausa questo libro qua, aspettate, vediamo se, ecco, ho trovato la pagina iniziale, questo qua non so chi di voi lo ha letto, lo sto leggendo così e boh, adesso sono all'inizio, sembra carino, comunque sia, condividerò con voi poi quello che il libro dice. E nel frattempo sono in posa, quanto devo stare in posa? Mezz'ora. Nella speranza che non si vedono tanto queste ciocche magenta, ragazze, perché non le voglio, non le volevo. Allora, appunto, mi ha chiesto un favore Laura, come poter dirle di no. Però direi che me ne vado anch'io fuori insieme a loro. E mentre Laura guarda finalmente il video di YouTube, una volta tanto si degna di guardare qualche video, guarda solo quelli dove c'è lei, ovviamente. Non è vero. Sì. No. Mila invece si dà al giardinaggio. Cosa stai facendo, amore? Le fate tutte? No, ho tagliato questa rosa. C'è quella cosa lì, la cucciniglia, non mi ricordo come si chiama. Ah, ma tutte l'hanno presa? No, solo questa. Solo questa? L'ho tagliata, guarda. Sarebbe questa cosa qua. Vedi? Ah, sì. Ah, sì, ok. E quindi vanno via. Vanno tagliate.
Ed io sono ancora qui che aspetto, non vedo l'ora di togliere questo coso di plastica perché mi sta dando fastidio sul collo. No, ma tu non sei rossa, no, ti ho detto non ti grattare, che tu inizi a grattarti e poi ti irriti, non ti tocca. Perché, come sapete, già il coso di plastica del dentista mi ha lasciato i segni qua, quindi adesso un po' la paranoia della plastica. Finito! Sono venuta fuori che magari si vede di più. Io devo ancora vedermi, no, sì, da qua giù mi vedo. Vedo una piazza Bordeaux. Vedi? Dai lo specchio. Sì, datemi lo specchio perché... Sì, dai, belli. Ovviamente non sono pari, nel senso che di qua ce n'è di meno. Di qua ce n'è di più, ovviamente, e giustamente, però sì, dai. Sono belli, peccato che la piega domani già non ce l'avrò più perché continua a piovere, però da qua a domenica diamo poi una ripassata e poi finito l'evento i miei capelli torneranno come prima, che sia chiaro. Io non sono da colore, invece a me le piace, non sono mai stata da... A me non piace la monotonia. Io non sono mai stata da colore, difficilmente faccio tinte, difficilmente faccio colpi di sole, difficilmente faccio... colpi di sole non li ho mai fatti, nel senso che inizialmente non faccio proprio niente. L'unica cosa che voglio fare, che aspetto che arrivano, sono le station, che dovrebbero arrivare a breve. Speriamo che siano del riccio uguale al mio, perché Laura le ha ordinate ricce in modo da non dover neanche più andare a fare la piega, se no sti capelli non si riposano più e non crescono più. Ed ovviamente sta iniziando a piovere, dal momento che sono stata brava mi merito una pizza. Tu brava? Ti ho fatto da modella. Ma che cazzo? Contro il mio volere. Sì, scusa. Ma stai zitto. Io mi merito la pizza, non te. Va bene, dai, mi offri la pizza e non ne parliamo più. Sì, ragazze. Ragazze. Non guardate i capelli, non guardatemi. Sapete che i genovesi hanno le braccine corte, no? No, c'è lei ce l'ha proprio amputate. Vai via questa sigaretta che mi soffochi. Ovviamente piove! No, adesso no. Ah no, ha fatto proprio due gocce. Ha fatto due gocce, evidentemente sapeva che doveva uscire, Laura si sarebbe messa a gridare per i capelli. E allora, quindi, detto, aia che dolore! Mi sono pizzicata. Ha già smesso. Detto ciò, destinazione pizza! Nel posto preferito di Laura, ve lo ricordate? Tutti i capelli sono tutti nuvola di Fantozzi. E la nuvola di Fantozzi è sempre con noi. E finalmente è arrivata la pizza. No, è arrivata, nel senso finalmente mangio la pizza, la mia preferita. Quindi pomodoro, panna, grana e funghi champignoni. Questa è la mia pizza preferita in assoluto. Che dove vado vado la richiedo. E invece per mille abbiamo bistecca, fagiolini e carote. Buon appetito! Buon appetito! Era sovrappensiero. Allora, la pizza l'abbiamo mangiata, era buona, scusate tutti down i tossi. Era ottima la mia. La pizza di Mila era ottimissima. I capelli sono splendidi, vero? Laura, dov'è? Non c'è Laura. Vero. Noi vi ringraziamo per aver visto questo video, grazie per la compagnia che mi avete fatto, lo so che lo ripeto sempre, ma in realtà per me è così, non è una frase fatta. Devo sempre dirlo, giusto? E noi grazie ci... per seguirci. Ah, grazie per seguirci! Non lo dico quasi mai, sì, forse ogni tanto lo dico. E se avete piacere noi ci vediamo lunedì. Ciao! Ciao! Dov'è Laura? Fatti vedere, vieni a salutare! Ciao!